Fuoco nel fuoco, sono gli occhi tuoi dentro i miei, e basta poco. Buongiorno amici della Zoccola Dura, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Vi ricordo, prima di iniziare, come sempre nel primo commento, per tutti quelli che vogliono sapere che fine hanno fatto tutte le tute, le maglie, tutta la roba dello Zoccolo Duro, primo commento. Oggi pomeriggio, o forse domani, uscirà un mio video di là. Uscirà un mio video, quindi non c'è solo la promozione, ma faccio anche i video con le notizie di là. Video che non metterò su questo canale. Quindi iscrivetevi e seguite anche di là, soprattutto per le maglie. Però ci saranno anche le notizie. Detto questo, parliamo di calciomercato. Adesso si apre ufficialmente, ieri si è aperta la stagione di calciomercato di Sport Italia, prima giornata di calciomercato. Vorrei comunque ricordare a tutti che fino al 1° luglio non si possono depositare i contratti, quindi comunque quelli che aspettano le visite mediche, la firma, sì, si faranno le ufficialità, ufficializzazioni, come si dice, ufficializzazioni, però comunque si depositerà tutto il 1° luglio. Quelli preoccupati per Origi o non preoccupati, Origi è già fatta, quindi mettetevelo in saccoccia, semplicemente manca l'ufficialità. Per quanto riguarda Jerry, anche lì tra stasera e domani si firma con il nostro Jerry. Vediamo, ieri vi ho fatto il video, chi non l'ha ancora visto andatevelo a vedere. Fiducia a Jerry, detto il cardinale. Vediamo cosa combina. Vediamo, io già mi immagino tutti i meme del cardinale che ci saranno in questi anni, quest'anno, ma in questi anni, perché penso che rimarrà almeno un 5-6 anni. La cosa che non sento da nessuna parte è, e lo chiedo anche a voi, noi abbiamo ipotizzato, io ho ipotizzato, poi molti di voi con me, perché mi fa piacere quando scrivete qua nei commenti, abbiamo ipotizzato un possibile cambio modulo, perché arrivano centrocampisti tutte mezzali, perché arriva Dli, che non si capisce che cos'è, sicuramente non è un trequartista, però è più una mezzala, diciamo, no? Una mezzala avanzata. Poi c'è Diaz, Pobega è un'altra mezzala, anche può fare il trequartista. Tonali nasce nel centrocampo a 3, poi adesso può giocare dappertutto. Bennacer nasce nel centrocampo a 3, poi adesso può fare tutto. Krunic è una mezzala. Quindi abbiamo tutti i centrocampisti per giocare a 3. Di conseguenza abbiamo ipotizzato un cambio modulo. Ok? Però poi vado a leggere Maignan 17 clean sheet, Milan miglior difesa, e nella mia testa suona come un campanellino. Guarda, campanellino, suona come un campanellino. Secondo me Pioli non cambia modulo con questi numeri. Poi magari a stagione in corso, ma campanellino. Quindi la prima cosa da decidere per capire anche del mercato, perché poi la gente parla di mercato un po' a caso, no? Ma la prima cosa da valutare è che modulo useremo. Perché vi dico questo? Perché se noi dovessimo giocare con questo modulo 4-2-3-1, qua c'è qualcuno che avanza, c'è qualcuno che andrà via. Non puoi tenerti Diaz, Adli, Pobega, senza contare Krunic, Renato Sanchez, e nessuno di questi è uno da centrocampo a due. Puoi adattare Krunic, qualche volta l'ha fatto. Secondo me anche Renato Sanchez è un po' adattato nei due, perché lui è più, gioca più avanti Renato Sanchez. Quindi quelli che dicono viene Renato Sanchez al posto di Kessié, in realtà non è proprio così, perché le sue caratteristiche sono altre. Poi lo puoi adattare,
Quindi noi abbiamo due centrocampisti, Tonali e Bennacer, da centrocampo a due, e cinque per un posto. Per un posto. C'è qualcosa che, capite che c'è qualcosa di squilibrato nel nostro centrocampo? Capite che bisogna fare qualcosa sul mercato? Per quello io vi avevo ipotizzato il cambio modulo, perché se tu fai il cambio modulo, allora sai, il vertice basso lo possono fare in 3-4, le mezzali lo possono fare tutti, persino Diaz può fare la mezzala, persino Salemaker può fare la mezzala. Quindi se fai un cambio modulo, allora non devi prendere nessuno e ti tieni questi centrocampisti che hai. Prenderai un'ala destra forte, addirittura puoi passare a un 4-3-3 con i tre proprio offensivi, cioè Leao, Origi è un altro bello, bello offensivo, no? Potrebbe andare bene anche tipo Zaniolo, no? Si parla di Zaniolo questi giorni. Io non amo i giocatori di testa matta. Ma se tu non cambi modulo, e questa è una possibilità concreta, cioè che Pioli non cambia modulo, ragazzi, qua c'è da comprare un centrocampista di contenimento. Il Bakayoko di turno che se ne va, lo devi sostituire con uno lì, perché tu c'hai Tonali e Bennacer, ho capito, però poi Krunic lo metti in emergenza, Renato Sanchez lo metti se proprio devi, ma lì devi trovarne uno. In ogni caso, anche avessi Renato Sanchez lì, devi trovarne comunque uno di contenimento, che non è Pobega, non è Adli, non è Diaz. Quindi se tu non cambi modulo, dovete ben valutare che bisognerà prendere un centrocampista di contenimento, l'Anguissa di turno, uno, il Gattuso di turno. Qua non sento parlare di centrocampisti di contenimento oltre Renato Sanchez, che non è di contenimento. Quindi qua chi prendiamo lì, c'è da lavorare. E soprattutto uno lo devi dar via. Rinnovi il prestito a Pobega? Lo vendi? Questo Adli, che noi abbiamo speso 15 milioni per Adli, fondamentalmente oggi, che noi abbiamo fatto questo acquisto un anno fa, cioè tu pensa, qua bisogna fare anche una critica, tu hai comprato Adli un anno fa, che ti serviva quest'anno e non l'hai preso, tu ti serviva quest'anno, non ce l'avevi, hai giocato in 10 tutto l'anno, va bene, hai vinto lo stesso, quindi va bene così, e l'hai già, e l'hai pagato, o comunque l'hai già acquistato. Quest'anno in realtà non ti serve. Ragazzi, in realtà quest'anno questo Adli non ti serve, dove lo metti? Nel centrocampo a 2 non è uno dal centrocampo a 2. Trequartista, se prendi, madonna mia, c'è certe gnocche che girano. Se prendi Renato Sanchez, che probabilmente lo fa lui, poi c'hai Diaz, lo può fare anche Pobega, a volte l'ha fatto anche Krunic. Adli quando lo fai giocare? Cosa ti serve? Ti serviva 15 milioni Adli? 12, quanto l'abbiamo pagato? Non so, ditemelo voi. Poi arriva, è fortissimo, gioca lui titolare e si accomoda qualcun altro, e vuol dire che uno tra Pobega, Krunic, così lo dai via. Per forza, ragazzi, i numeri sono quelli. Quindi fatemi sapere, secondo voi, uno, se cambieremo modulo. Io, per i giocatori che abbiamo, sì. Per come la vedo io a istinto, secondo me Pioli non cambia modulo. Non l'ha cambiato durante l'anno, no, non penso. Nel senso che poi durante la partita fa degli accorgimenti diversi in base alla partita. Potremmo anche giocare a tre durante la partita, ma come base secondo me non cambia modulo Pioli, per come stiamo giocando, per come sta rendendo il Milan, no? Sai, quando squadra che vince non si cambia, dico. Effettivamente stai facendo bene così. Cambiare è un po' un azzardo. Pioli è uno che azzarda, però secondo me non azzarderà. Però i giocatori che abbiamo dicono questo. Quindi cambieremo modulo? Sì, no? E se sì o se no, ditemi chi va via e chi prendiamo. Perché qua si parla tutti del trequartista destro che dobbiamo prendere. Dato ieri Piedulla mi ha un po' gasato, ha detto che il Milan farà un'ala destra forte. Vuli su cielo Piedulla. Vediamo cosa succederà. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like. Ci vediamo in live sicuro oggi, verso le 2:30, 3, con Vito.
con Vito, ci sarà anche Vito perché gli devo dare la macchina, che domani andiamo al matrimonio di mia sorella, domani sarò in ghingheringato perché si va a matrimonio, quindi domani sarà una giornata un po' particolare, ma vi aspetto verso le 2:30-3 con Vito, che lo prendiamo un po' in giro perché noi siamo campioni d'Italia, lui no, lui no. Ciao belli, ciao ciao.